Salernitani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Bentrovati all'ascolto, qui a Radio Alfa da Pino D'Elia, ai Salernitani nel mondo. Oggi siamo in Brasile, nello stato di Belo Horizonte, dove ritroviamo la cara amica Silvana Sica, lo voglio ricordare, è presidente del Comites, il Comitato degli Italiani all'estero nello stato di Minas Gerais, e anche presidente dell'Associazione Campani di Belo Horizonte. Bentrovata Silvana! Ciao Piro, che soddisfazione, tanto tempo già. È passato un po' di tempo che non ci sentivamo, ma non è passato inutilmente, tu continui a lavorare per diffondere la salernitanità, la cilentanità appunto in Brasile, perché va avanti quel progetto di cui spesso abbiamo parlato, il progetto Radici, lo dice la stessa parola, per mantenere saldi legami tra il Brasile, gli italiani in Brasile e lo stato d'origine. Compie 10 anni il progetto. Cosa state facendo per celebrare questo evento? Esatto, siamo proprio quest'anno compiamo 10 anni di esistenza con il progetto che è stato iniziato è stato iniziato dal nostro sindaco Cono D'Elia del comune di Morigerate, che vogliamo anche estenderlo a altri comuni salernitani. Ma per ora siamo noi. E per commemorare, diciamo così, festeggiare la data, sì. Nello stato di Minas stiamo promuovendo lo spettacolo di Donato Riccio, che è un cantante locale salernitano, e questa è la novità del momento. Esattamente per festeggiare questa occasione. Quindi avete organizzato degli spettacoli dove il protagonista è proprio questo cilentano, appunto, Donato Riccio. E ci piacerebbe molto fare questo rapporto, diciamo, tra la nostra regione, nostra provincia, no? Di Salerno, e portare delle persone importanti, diciamo così, dell'arte, musica, di tutte le espressività, diciamo così. Sì, quindi ti sei sentita di recente proprio con anche il sindaco di Morigerati, con Odilia, che anche, ricordiamo, rappresentante dell'ente parco, per cercare di instaurare un po' di relazioni, appunto, Italia-Brasile. Giusto. Poco prima stavamo proprio parlando e dicevamo che il progetto Radice, dentro anche del Parco del Cilento, è importantissimo, perché il parco oggi, come patrimonio mondiale, no? Per noi è motivo di onore, e dobbiamo diffonderlo in maniera tranquilla, non di affollare quel turismo, perché è un parco protetto dall'UNESCO, diciamo così, non può arrivare tanta gente, anche perché ancora non ha una infrastruttura perfetta, ma sicuramente ci sarà tra qualche anno. Quindi molti brasiliani potrebbero essere interessati a questo territorio, e quindi voi state promuovendo proprio il territorio. Io proprio ho già portato moltissime persone a conoscere il nostro Cilento, e ritornano innamoratissime, e così incomincia, diciamo, come noi diciamo in portoghese, il bocca a bocca. Sì, allora, il passaparola, ecco, sì, sì. Non lo immaginavo così bello, è fantastico, il Cilento è meraviglioso, la gente si mangia molto bene, l'aria è meravigliosa, allora si innamorano proprio, perché io dico sempre ai nostri brasiliani, non soltanto ai nostri salernitani, che loro arrivano, conoscono l'Italia fino a Roma, ottimo, eccellente. Ma da Roma in giù, no, vogliamo andare a Capri, così. Ma il Cilento non lo conosco. E chi lo conosci veramente? Ci ritorna, sì, è vero. Quindi ecco quanto è importante la promozione, far conoscere questo territorio bellissimo, non solo per il mare, la costa, ma anche per l'entroterra, dove tu sei nata, come il paese di Sicilì, Morigerati. Quindi un'ottima promozione per il territorio, anche con il progetto Radici. Speriamo, insomma, che arrivino tanti rappresentanti di questo territorio, appunto, lì a Belo Horizonte, una bella città, tra l'altro, anche da visitare, quindi uno scambio reciproco di visite. Continuare con il progetto anche a portare della nostra gente, i nostri figli di cilentani, salernitani, a conoscere, fare un intercambio anche sia gastronomico,
E ho già parlato con alcuni ristoranti della nostra zona e che sono già entrati in accordo di portare dei ragazzi a fare degli stage. Insomma, imparare la cucina nostra, locale, è questo, no? Esattamente, proprio questo. Silvana, ci fermiamo qui e avremo modo poi di riparlarne per capire come andrà questa promozione. Saluto te, naturalmente tutti i salernitani, gli italiani che sono lì a Belo Orizzonte. A presto qui su Radio Alfa. Grazie Pino, per me è sempre un piacere molto grande parlare con te e così farci ascoltare anche in tutto il mondo. Dove c'è un salernitano c'è sempre l'amore alla terra, perché si esce ma non si dimentica mai. È vero, è vero. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Con i salernitani nel mondo, qui a Radio Alfa ci ritroveremo tra una settimana alla stessa ora, non mancate.